Abbiamo una presunta violenza sessuale e omicidio. Rinvenuti i vestiti di una bambina tra i 6 e i 10 anni, alcune macchie di sangue sul terreno e sugli indumenti. A ritrovarli è stato un contadino che lavora nei pressi del sito. Per il momento siamo in attesa dei risultati della scientifica. Sono l'ispettore che si occupa del caso. Sono qui per farle alcune domande. Riguardano le indagini. Ah, intende il corpo della bambina? Per il momento abbiamo trovato solo degli indumenti. Lei crede di sapere chi possa essere? Ascolti, magari l'hanno portata lì? Arrivano da fuori. La violentano, caricano il corpo, lo fanno sparire e non si hanno più tracce. Sentiamo, mi racconti come sono andate le cose, così mi faccio un quadro più dettagliato. Ero a casa, poi il cane ha cominciato a abbaiare, a dare di matto. Così sono uscito. Lo spavento, sono rientrato e ho voluto chiamare qualcuno. Così ho chiamato la polizia e eccomi qua. E che ora era? Se lo ricorda? No, non ci ho pensato. Non ha pensato a cosa? A guardare l'ora. E che cosa stava facendo quando ha sentito il cane abbaiare? Guardava la televisione. E che cosa stava guardando? Che domanda è questa? Sono diventato un sospettato. No. Sto solo cercando di capire l'orario del ritrovamento. Ah sì, per l'orario. Stavo guardando il telegiornale del mattino. Quindi lei è uscito in un orario tra le 7 e le 8? Sì. Sì, è furbo, sai? Va bene, se non ha altro da aggiungere va bene così, ma rimanga a nostra disposizione. Può andare. Vada pure.
Qual è la tua paura, ragazzo? Se qualcuno sapesse come si possa trovare nella profondità della terra ciò che siamo. È smarrita, è celata dalle maschere della menzogna. Questa è la paura. E dalla paura nascono le cose peggiori. Tu sai cos'è successo? Sai cos'è successo dove stavamo prima? La senti e ti fa tremare. Vorresti liberarti di lei. Perché è pericolosa, la paura cresce. È muta, in silenziosa violenza. Ed è per questo che è successo! Parla! Si nasconde e si conforma alle regole mentre commette crimini peggiori. È ordita di strumenti taglienti e scudi pesanti. Fa di uomini attori mediocri.
Ci sono delle novità. Appena senti il messaggio, chiamami. La bugia era stata architettata con cura tale da impedire alla polizia di comprendere la dinamica dell'evento. La verità si rivelò durante un interrogatorio nel quale il sospettato si era contraddetto. L'uomo negò le sue responsabilità, mostrando attraverso i suoi atti possibili segni di una forma patologica di mitomania, forma che i medici stanno tuttora cercando di accertare. Nessun omicidio, nessun corpo. Non era successo niente. La bambina non era mai esistita. I frammenti della vicenda tornarono al loro posto, ma lasciarono nel silenzio e nel dubbio le vere motivazioni che spinsero l'uomo a mentire.